Buonasera a tutti e a tutte, e è con grande piacere che vi do il benvenuto a questa serata del Festival dei Dialoghi di Pandora Rivista, che come sapete si svolge appunto per il quinto anno nel 2022 a Bologna e quest'anno è dedicata al tema Democrazia in crisi, efficacia, fragilità, spiragli. Riassumo un po' brevemente quello che cerchiamo di fare in questo festival, che è poi quello che cerchiamo di fare in generale anche nel lavoro della rivista, ed è il tentativo di offrire uno spazio di dibattito e discussione, di approfondimento sulle grandi trasformazioni del presente, appunto con un'ottica che non guardi tanto al giorno per giorno, ma cerchi appunto di avere una prospettiva sul lungo periodo. In questo quadro, chiaramente il tema della democrazia è un tema di cui oggi tutti noi percepiamo l'attualità, appunto la democrazia nella sua crisi, e in questo contesto abbiamo pensato che potesse avere un significato anche, diciamo, riflettere su quello che poteva essere l'eredità, il significato di una figura come quella di Adriano Olivetti, che all'interno del mondo economico ha cercato di declinare anche in una maniera particolare, originale e da cui forse possiamo trarre, pur con tutte le cautele del caso, perché come vedremo in un qualche modo nella discussione di questa sera, in un qualche modo anche la mitizzazione di Adriano Olivetti va in un qualche modo relativizzata, bisogna, è un uomo che appunto è vissuto nel proprio tempo con le sue peculiarità, con le sue luci e le sue ombre. Però dicevo, nonostante questo, sicuramente dalla figura di Adriano Olivetti possiamo anche trarre degli spunti anche per pensare il nostro tempo e il nostro presente. Nel nesso tra economia, politica e anche, diciamo, una certa idea di democrazia, pur anche con l'idealità e l'utopismo che hanno contrassegnato alcune parti del suo pensiero e che ne hanno poi creato alcune delle difficoltà, delle contraddizioni, sicuramente, diciamo, meditare di nuovo sulla figura di Adriano Olivetti è qualcosa che ci può ispirare per oggi. L'idea appunto che l'impresa può avere una molteplicità di fini che non si riducono esclusivamente al fini del profitto, appunto anche un'idea anche delle possibilità appunto di una modalità del lavoro, di una modalità anche dell'organizzazione del lavoro, del modo in cui questa organizzazione si lega alle forme della comunità, ecco, tutto questo può essere ragione e motivo di riflessione anche per noi oggi. Riflettiamo appunto su questa importante figura a partire dalla sollecitazione di un libro importante di Paolo Bricco, giornalista, saggista, inviato speciale del Sole 24 Ore. Il libro di Paolo Bricco si chiama e si intitola Adriano Olivetti, un italiano del Novecento, AO con le due iniziali appunto di Adriano Olivetti, è un libro importante anche come mole e che si basa appunto su una ricerca sugli archivi che è stata svolta nel corso di lunghi anni e che appunto ripercorre tutta la vita di Adriano Olivetti e per certi aspetti anche ne va a proporre delle chiavi di lettura nuove rispetto a diverse fasi della sua vita. Ecco, discuteremo appunto di questa figura a partire da questo libro con due ospiti assolutamente di eccezione, che ringrazio molto per essere qui con noi questa sera, di ambiti diversi ma di grandissima rilevanza. Quindi Pierluigi Stefanini, presidente della Fondazione Unipolis e di ASVIS, e il cardinale Matteo Maria Zuppi, come sapete, arcivescovo e cardinale di Bologna e presidente della CEI. Ecco, mi faccio un ringraziamento particolare in un qualche modo per aver confermato la sua presenza al cardinale Zuppi anche quest'anno, dopo le nuove e importanti responsabilità che ha assunto.
Ecco, io non prendo altro tempo e lascerei immediatamente la parola all'autore del libro, Paolo Bricco, chiedendogli in un qualche modo di raccontarci quali sono alcune delle tesi principali di questo libro, ma anche come nasce, qual è appunto il percorso di ricerca e le ragioni, appunto le domande che sono alla base della scrittura di questo libro, ma anche le motivazioni, insomma, che l'hanno portato appunto a scriverlo e l'intenzione di fondo. Grazie e grazie a tutti voi per essere qui questa sera. Ringrazio tantissimo per l'invito, ringrazio anche tutte le persone che questa sera hanno deciso di passare un po' di tempo a parlare di una personalità che è una delle grandi figure anomale del Novecento italiano ed europeo. E accolgo subito l'invito di Giacomo su il perché ho scritto questo libro. Io devo dire, avevo scritto molte cose sulla storia della Olivetti, e avevo scritto molte cose in particolare sugli anni 60, 70 e 80, quindi periodi successivi alla morte di Adriano Olivetti, che avviene nel 1960. E mi sono trovato a misurarmi con una dimensione quasi fantasmagorica di Adriano Olivetti, nel senso che erano tanti e tali gli impulsi, le matrici, i punti di originalità che nella storia sia industriale dell'Olivetti, ma anche politica e culturale dell'Italia, successivo alla morte di Adriano Olivetti, in qualche maniera lo rendeva vivo, molto più vivo, pur essendo morto, di tanti altri personaggi storici che in quel momento io andavo a studiare e a considerare. Ma come tutti i fantasmi, in qualche maniera poi occorre capire qual è la loro fattezza e qual è il loro rapporto con la personalità realmente esistita. Perché che cosa succedeva? Accadeva che su Adriano Olivetti, quando decidevo di studiare la figura, comunque di approfondire, si trovava pochissimo. Cioè c'è una straordinaria mole di emotività, una grandissima sfera di, possiamo, visto anche il luogo in cui siamo, usare una parola un po' complicata, di mitopoietica. C'era pochissima documentazione, o meglio, vi erano per fortuna tanti archivi, ma i libri su Adriano Olivetti erano fatti o con altri libri, ma andando poi a cercare la genesi, la genealogia, erano libri di memorialistica, erano libri non costruiti sui documenti, erano libri in cui c'era sempre un meccanismo molto molto sofisticato e ambiguo tra la realtà storica e l'immaginazione, in particolare non solo l'immaginazione che si desiderava costruire, alimentare e quasi con cui coccolarsi di Adriano Olivetti dopo la sua morte, ma anche in qualche maniera l'immaginazione e l'immaginario che lui stesso, che era uno straordinario uomo collettore di personalità, aveva costruito creando intorno a sé gruppi di intellettuali raffinatissimi, sofisticatissimi, i quali avevano in qualche maniera anche proprio il compito di mediare tra lui e la dimensione economica, tra lui e la dimensione politica, tra lui e la dimensione culturale. Geno Pampaloni, Franco Fortini, poi dopo Renzo Zorzi. Ecco, il mio problema è stato andare ai documenti, fare il lavoro di archivio, ho impiegato circa 10 anni a dragare, credo,
tutti, veramente tutti i documenti disponibili, in particolare in Italia, per riuscire a partire, a ripartire dalla filologia, cioè dalle carte, e poi, partendo dalle carte, costruire un rapporto tra l'Adriano Olivetti, personalità storica, e il flusso della storia. A questo punto il meccanismo della mitopoietica è saltato all'origine, cioè si è disciolto, e a questo punto poi è stato possibile, a mio avviso, andare su i filoni di ricostruzione storica e i filoni interpretativi più nuovi del libro, che sono, ad esempio, a mio avviso, andando in ordine temporale, proprio cronologico, ad esempio, sono il rapporto che Adriano Olivetti ha, molto forte, molto intenso, con la cultura fordista e taylorista e con la cultura positivista del padre, che era un ingegnere socialista rivoluzionario ebreo, quindi una personalità enorme. È stato possibile per me poi, allo stesso modo, studiare con i documenti, passando tramite questo tema della cultura fordista e taylorista, quindi l'accesso della modernità della fabbrica, attraverso il rapporto di integrazione con la società fascista degli anni 30, che è un rapporto di integrazione molto forte, che è un rapporto prima di tutto di tipo culturale, perché Adriano Olivetti utilizza il canone della fabbrica per superare il tema dell'annullamento, dell'annichilimento e della schiavizzazione degli uomini e delle donne nelle fabbriche, che sarà uno dei fil rouge che lo seguiranno anche durante il periodo della democrazia dal 45 al 60, per farlo questo accesso alla modernità lo fa attraverso i concetti dell'organicismo e del corporativismo fascista. Ci sono decine e decine di articoli scritti anche su riviste del tempo, su riviste anche di organizzazione scientifica del lavoro, che provano a fare questa mediazione e questo accesso, e cercando di lavorare sui documenti e cercando in qualche maniera di astrarmi da tutte le suggestioni mitopoietiche, morali e moralistiche, che alla fine, soprattutto con Adriano Olivetti, hanno trasformato Adriano Olivetti in un santino, ecco, votivo, ho potuto andare a ricostruire tutta la dinamica straordinaria, perché se siamo qui a parlare di Adriano Olivetti è perché lui è stato uno dei maggiori imprenditori del Novecento italiano ed europeo, costruzione di un modello di impresa assolutamente anomalo, originale. Un modello di impresa in cui c'era una componente organizzativa e di lavoro sull'uomo che in qualche maniera aveva un afflato quasi religioso, che aveva dentro al suo pensiero il personalismo cristiano di Maritain e di Mounier, che aveva al suo interno tutta la riflessione sul problema della comunità, del comunitarismo, che, per andare in coerenza con quanto detto prima, ad esempio, in qualche maniera saltava il problema della democrazia. Perché Adriano Olivetti alla fine è così scabroso per tutti noi? Perché Adriano Olivetti non credeva nella democrazia liberale, Adriano Olivetti non credeva nel mercato, Adriano Olivetti non credeva in alcuni dei valori che per il nostro senso comune sono valori che non possono mancare, come dire, nel profilo di un santo laico, per come è stato raccontato per 20, 30, 40 anni. Ecco, con i documenti, con il tentativo di ricostruire, di collocare Adriano Olivetti nella storia, ho potuto, credo, dare un profilo originale anche ad Adriano Olivetti
industriale, mostrando la straordinaria capacità di usare codici di immaterialità, che poi sarebbero stati usati dall'industria, dai servizi internazionali 30, 40, 50 anni dopo, creando dei mondi che non esistevano e che poi sarebbero stati chiamati con altri nomi 30, 40 anni dopo. Ad esempio, il tema dei servizi sociali, io lo trovo ancora adesso è difficile da spiegare, da raccontare, perché nel 1943 Adriano Olivetti fonda l'asilo nido aziendale e, cosa che io trovo estremamente poetica, oltre che giusta, per statuto fissa il principio che i figli degli operai hanno la precedenza, qualora ci fosse un numero limitato di disponibilità di posti nell'asilo nido aziendale, rispetto ai figli degli impiegati, e i figli degli impiegati e i figli dei dirigenti. E quindi quella cosa di fare passare prima in un'Italia che era violentemente classista, dove la distinzione tra ricchi e poveri era nettissima, io l'ho sempre trovata molto molto poetica. Era meno poetica, ma altrettanto di forza, il problema anche del modello industriale, che è un modello industriale in cui l'uomo viene trattato in quella maniera, con quel livello di servizi sociali. L'azienda diventa una multinazionale, quindi funziona benissimo, crea grande ricchezza, e la ricchezza viene immediatamente ridistribuita ai dipendenti. Io ho ricostruito il meccanismo degli stipendi. Lo stipendio nominale di un operaio dell'Olivetti era pari al 40% in più rispetto allo stipendio di un operaio dell'industria meccanica italiana del tempo. Quindi voleva dire avere un benessere che era preventivo e preliminare a qualunque tipo di questione esistenziale, per qualunque ragazzo, ragazza, persona anziana che lavorasse in Olivetti. E voleva anche dire costruire un modello di impresa in cui si capiva che la produttività economica è una conseguenza dell'essere umano, non è il contrario, ma lo si capiva, cioè quello che vorrei dire, in quel caso lì non lo si capiva in maniera astratta e retorica, lo si capiva nelle strategie, e lo si capiva nelle strategie avendo le strategie industriali di quel tipo, che ad esempio vengono applicate nel 1952, quando c'è una grande crisi sul riscaldamento dell'economia. L'economia internazionale dopo la fine della guerra esplode, bisogna ricostruire il mondo, dopo 5, 6, 7 anni c'è una crisi, tra il 51 e il 52, in particolare c'è molta inflazione nel mondo, c'è un calo della domanda. Ecco, le imprese italiane tagliano, chiudono. Adriano Olivetti in quel momento fa un piano di espansione che motiva ai suoi collaboratori, e questo è molto importante, riportando uno delle lettere, uno degli insegnamenti che gli ha lasciato il papà Camillo, che gli ha sempre detto: tu puoi fare qualunque cosa in azienda, ma non puoi licenziare le persone, perché la disoccupazione involontaria è il peggiore dei mali possibili. E quindi ho avuto modo di ricostruire con i documenti anche questa parte, diciamo, questa parte dando in controluce pure gli elementi critici, perché ad esempio allo stesso tempo Adriano Olivetti riesce a elaborare, a costruire questo modello, ma allo stesso tempo nella vita pubblica, lui ha un grande demone politico che lo corrode dentro, nella vita pubblica non riesce a portare i suoi ideali che invece nelle fabbriche riesce ad attuare. Lui crea un modello di intervento civile, che si chiama Movimento di Comunità, pubblica delle riviste di cultura straordinarie, porta in Italia, sprovincializza la cultura italiana con le edizioni di comunità, apre centri comunitari nei luoghi più sperduti d'Italia, in Lucania, in Sardegna,
sull'Aspromonte. E quando però cerca di passare a un progetto politico che lo aiuti a uscire dal perimetro della fabbrica, quel progetto politico cade e fallisce, fallendo nel 1958 alle elezioni politiche nazionali. Lui si trova in gravissime difficoltà e perde anche la leadership dell'azienda stessa. E quindi a quel punto l'azienda si avviluppa in una crisi molto 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 forte, che poi porterà a pochi anni dopo alla perdita della proprietà da parte della famiglia Olivetti. Ecco, perché ho voluto delineare questo percorso? Perché tutto ciò che ho scritto è stato passato al vaglio dei documenti, oppure tramite un metodo di verifiche, di testimonianze. A mio avviso Adriano Olivetti è una personalità ancora più scabrosa e ancora più interessante nel momento in cui lo si riesce a vedere come una personalità tutto tondo, quindi come un uomo che compie delle imprese mirabolanti, ma allo stesso tempo ha delle cadute rovinose. Anche, e naturalmente, qual è il punto? Il punto è che Adriano Olivetti, alla fine, con tutta questa forza e con tutta questa contraddizione, secondo me, se posso dire, parla anche a tutti noi. Soprattutto adesso, nel momento in cui abbiamo una crisi che sta veramente liquefacendo qualunque certezza economica, culturale, civile, proprio anche sulla natura dell'uomo, provare a capire che cosa ha fatto un imprenditore, figlio di una valdese e figlio di un ebreo, socialista rivoluzionario, stando dentro alle tragedie del Novecento, perché è stato dentro alle grandi tragedie del Novecento, credo che possa essere molto utile per provare a avere degli insegnamenti non moralistici ma fattuali, e per avere anche un messaggio di speranza che però non sia fatto di glassa e di panna, ecco. Però è interessante per quello. Grazie a Paolo Bricco, che credo che nel suo intervento ci abbia fatto capire molto bene, diciamo, il fascino da un lato e la complessità della figura di Adriano Olivetti, una figura appunto in cui una ricchezza anche di matrici culturali diverse, di tormenti anche interiori, poi si fondevano, in cui portando da un lato a realizzazioni straordinari appunto sul campo proprio imprenditoriale, in cui questo elemento culturale si fondeva proprio in un'idea di impresa che da un lato riusciva a ottenere risultati incredibili sul piano economico, anticipando, come è stato detto, questioni che sarebbero poi diventate fondamentali in seguito, la questione degli immateriali è stato ricordato, ma al tempo stesso appunto con elementi appunto di complessità, di ambivalenza appunto rispetto al tema anche del festival di quest'anno, è stato ricordato appunto questo rapporto nei confronti della democrazia liberale, appunto, che creano appunto un quadro sicuramente di grande complessità e ambivalenza. Ecco, partendo da questo vorrei chiedere ulteriormente a Pierluigi Stefanini, che peraltro appunto è una persona, una figura che ha passato la sua vita nell'impresa, ma sempre con un interesse profondo per la dimensione culturale, anche per la molteplicità in un qualche modo delle dimensioni dell'attività dell'impresa. E su questo aspetto culturale adesso anche e soprattutto si sofferma.
e vorrei chiedergli di continuare, diciamo, a scavare, ad approfondire su questa dimensione appunto della complessità, della molteplicità della figura di Adriano Olivetti, appunto come l'Olivetti imprenditore, l'Olivetti organizzatore di cultura, l'Olivetti appunto anche politico e l'Olivetti appunto figura umana con questa complessità che abbiamo visto. Ecco, quindi appunto gli chiederei cosa pensa anche alla luce del libro di Bricco su questo. Grazie Giacomo, buonasera, grazie dell'invito, complimenti a Paolo Bricco. Poi cercherò di... Già delle cose che diceva si capiva bene la qualità, la passione, la profondità che ha dedicato per scrivere questo libro, quindi... Mi veniva da riflettere mentre lui parlava una cosa, sono trascorsi 62 anni dalla morte di Olivetti e la cosa incredibile, almeno per me, è l'attualità che questa figura continua a rappresentare. Mi sembra un aspetto tra gli altri da sottolineare. Dicevo, l'opera è di notevole interesse, la ricostruzione storica e originale è molto stimolante, piena di suggestioni e ci aiuta a riflettere. Credo che per un libro sia un merito molto, molto importante e ci ha aiutato, almeno a me, insomma, e questo forse l'elemento, uno degli elementi più importanti, a uscire anche da una lettura, lui l'ha detto anche adesso, Paolo Bricco l'ha sottolineato, a una lettura che corre il rischio di essere un po' superficiale o comunque... no, condizionata appunto dalla non profondità dell'esame, della riflessione. Invece le sfaccettature, la complessità della figura di Olivetti in questo libro scaturiscono in modo molto evidente e significativo. Allora, per tenerla corta, perché non voglio abusare della vostra pazienza e mi farà piacere ascoltare le parole del Cardinale, suddividerei per 5 dimensioni queste brevissime considerazioni che mi aiutano per fare qualche commento. Prima dimensione, quella storica. Il libro ha uno spessore di ricerca storica importante, lo diceva adesso l'autore, no? Per il lavoro di ricerca dedicato alle fonti, dunque non superficiale, no? O non di parte, ma cercando di andare a cogliere l'esatta dimensione dei processi, dei fenomeni. Qui viene fuori già un elemento, a mio avviso, molto importante, che da un lato nel percorso, come dire, di crescita evolutiva della figura di Olivetti via via si staglia bene, no? La profondità di pensiero, anche complesso, anche ambiguo a volte, se vogliamo, no? O comunque non sempre lineare, e soprattutto accanto a questa capacità di pensiero e di studio e di ricerca, una forte vocazione al futuro. Anche questo è un altro tratto da sottolineare, della sua... Guardate, questo è un elemento, adesso non c'è il tempo per entrarci più di tanto, ma questa propensione al futuro, se ci pensiamo un attimo, se ci fermiamo a riflettere un minuto, oggi è una propensione scarsamente presente nel dibattito pubblico, nell'attenzione, a tutti i livelli. Siamo condannati, ma... l'hanno detto importanti studiosi in questi anni, al presente, all'immediato, no? All'emergenza, a cosa succede domattina. E dunque il fatto che lui mantenga questa modernità, questa voglia dell'apertura, della sperimentazione, della appunto complessità, come dice bene il libro, mi sembra un tratto importante. Peraltro non trascuriamo il fatto che una parte, seppure più giovane, della sua vita lui fu quello che portò Turati all'estero, lo salvò. E dunque Filippo Turati, no? Figura storica del socialismo italiano, entrò in rapporti, seppure mediati anche dal padre, con Gobetti, Gramsci, entrò in rapporti diretti con Ernesto Rossi e Spinelli. Dunque con una, come dire, attenzione, curiosità e anche volontà di costruire queste relazioni estremamente importanti e che credo abbiano poi contribuito a formare il suo profilo. Seconda dimensione, quella economica e imprenditoriale. Qui ci sarebbe tantissimo da dire. 3 titoli. Radicamento territoriale, fondamentale nella sua sensibilità di stare lì, no? Dove l'azienda è nata, cresciuta e sviluppata,
apertura al mondo, molto attratto dagli Stati Uniti, ma soprattutto poi Olivetti diventa un'azienda, una multinazionale, possiamo dire, no? Seppure di quell'epoca. E una propensione costante all'innovazione. Non trascuriamo il fatto che seppure alla fine del percorso imprenditoriale di Adriano Olivetti, poi morì giovane peraltro, lui si era già messo sulla scia dell'elettronica, che per quel tempo, fine anni 50, era un'ipotesi di lavoro tutta da esplorare. Aveva già colto il potenziale che poi adesso siamo immersi, no? Nella tecnologia, nel digitale, non devo dirlo a voi. E allora mi piace anche richiamare, se mi consentite un minuto, a proposito della sua, come dire, da dove, come dire, dove si radica questa sua visione dell'imprenditore, no? E leggo un passo di Camillo, il padre, che fa questa definizione che trovo estremamente efficace. Lui dice, Camillo Olivetti, la mentalità di un industriale che voglia meritare tale nome ed essere onorato e onorevole dovrebbe essere quella di un produttore e di un organizzatore, non quella di uno speculatore. Lo scopo preciso che un industriale deve prefiggersi è quello che la sua officina produca molto bene, così da crearsi una buona reputazione, sottolineo. L'idea del guadagno deve passare in seconda linea. Succede per l'industriale serio quello che succede per l'artista vero, che deve mirare alla perfezione della sua opera più che al lucro che da essa ne ricaverà. Allora qui viene fuori bene quello che poi Adriano, prendendo spunto in modo molto preciso dal padre, mette in evidenza. Tuttavia vorrei evidenziare, per fermarmi se no su questo punto della dimensione economica e imprenditoriale, a due aspetti che anche questi meritano di essere considerati. Il primo è quello relativo al fatto che Olivetti a un certo punto va in difficoltà e la ragione detta in sintesi è che il rapporto tra gli interessi degli azionisti, cioè la famiglia Olivetti, e l'equilibrio patrimoniale finanziario dell'azienda vanno in crisi. Perché? Perché gli azionisti sono egoisti, scusate la brutalità del termine, ma nel saldo che fa Bricco descrivendo la situazione dell'azienda dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale, fa vedere che in un certo numero di anni 50, gli azionisti sono più i soldi che prendono che quelli che mettono nell'azienda. Bel problema. E infatti purtroppo Olivetti andrà in difficoltà negli anni 60 e verrà poi salvata da Mediobanca, eccetera, eccetera. Allora perché lo sottolineo questo? Perché il bilanciamento, ma guardate che questo è un tema di estrema attualità se ci pensate, no? Il bilanciamento delle risorse, delle destinazioni, delle finalità, dell'equilibrio complessivo che un'impresa deve saper mettere in campo per stare bene nel tempo e durare, soprattutto, è fondamentale. Questo è un elemento che viene fuori criticamente. Peraltro, Olivetti Adriano, e siamo alla fine dei suoi giorni, purtroppo, per lui e per noi, fa una considerazione che anche qui denota comunque sia la propensione a ricercare, no? A interrogarsi, a mettersi in discussione, non avere tutte le certezze che normalmente siamo portati a leggere un imprenditore. E lui arriva a ipotizzare, poi la cosa non avrà seguito, di trasformare il controllo dell'azienda e consegnare le azioni a una fondazione. Lui usa il termine impresa sociale, che per quel tempo non era immaginabile, oggi invece sappiamo bene che il peso e lo spazio delle imprese sociali è importante nel mercato. Non ultima l'Europa ha destinato all'economia sociale un importante ragionamento e prospettiva. E allora questo per dire che, come dire, in qualche modo il pensiero di Adriano come economista, imprenditore, come visione che lui voleva produrre e portare avanti, aveva degli elementi di fortissima propensione al futuro. Dimensione umana, per essere breve e finire, l'ho già tenuta anche lunga. L'ha detto bene Bricco, complessità, ambiguità, visionario, coraggio, curiosità, tanti elementi che compongono la sua dimensione, le sue caratteristiche. Anche qui voglio usare sempre
per non essere, per evitare di essere impreciso, una cito Bricco: Adriano ha una personalità poliforma e composita, sfacciata e segreta, malinconica e divertente, nascosta e luccicante. Opera su più piani, intreccia numerose dimensioni, compie una ricerca interiore privata, costruisce un edificio economico e sociale pubblico con la sua impresa, sviluppa una propria idea della storia e poi va avanti. Ecco, mi sembra che sia una sintesi che rende molto bene, no? Il carattere e il profilo della figura di Olivetti. Penultimo punto, la dimensione sociale e culturale, ha già detto bene Bricco. Lui inventa il welfare, quello che oggi comunemente si chiama il welfare aziendale, no? Che è di grande diffusione, soprattutto nelle medie e grandi imprese. Poi ci sono tante cose da discutere, ma non c'è il tempo. Lui la costruisce e la inventa con gli asili. Nel libro c'è un richiamo a come lui gestiva la maternità delle proprie lavoratrici, dipendenti, molto più attenta e generosa alla condizione di maternità, tema decisivo se ci pensiamo anche oggi, no? Per tante ragioni, e dunque non solo, ma l'assistenza sanitaria e previdenziale, l'attività sportiva, la biblioteca in azienda, sottolineo, la biblioteca, con tutto quello che attorno ruotava in termini di ricerca culturale, di apertura agli intellettuali, alla cultura, all'arte, all'architettura. Insomma, per finire, responsabilità sociale di impresa, diciamo oggi. Oggi diciamo un'azienda deve essere sostenibile, deve avere chiaro qual è lo scopo del proprio ruolo sociale ed economico nel mercato. Tutti i temi che Olivetti ci ha, come dire, in qualche modo, non dico insegnato, ma ci ha consegnato, ecco, per dire meglio, no? Come stimolo e come visione da costruire. Infine la dimensione politica, che si collega poi al festival che state organizzando e promuovendo. Allora, è vero quello che dice Bricco, no? La visione della democrazia, come dire, presenta delle criticità. Tuttavia, parliamo oggi, in questo contesto dato, l'importanza che dedica Olivetti alla costruzione della dimensione comunitaria, tema decisivo, oggi, non solo allora, a questa idea di costruire azioni, promozioni, interventi che nascono dal basso. Anche qui è fondamentale. La politica nazionale, non entro nel merito dell'attualità, non mi compete, non lo voglio fare, trascura drammaticamente la dimensione territoriale, locale, specifica, no? Per farla crescere in una visione nazionale. E invece questo è fondamentale. E allora, per concludere, c'è una citazione che mi piace richiamare, perché la trovo di grandissima importanza, poi non so cosa penserà il Cardinale su questo, ma che è questa. Dice Olivetti: in virtù di ciò la persona ha profondo il senso e quindi il rispetto. Lui la mette persona individuo, questa dicotomia, no, che lui solleva. Parto da prima, ma conviene ricordare che la persona nasce da una vocazione, dalla consapevolezza, cioè del compito che ogni uomo ha nella società terrena e che come tale essa si traduce in un arricchimento dei valori morali dell'individuo. In virtù di ciò la persona ha profondo il senso e quindi il rispetto, sostanzialmente intimamente cristiani, della dignità altrui, sente profondamente i legami che lo uniscono alla comunità a cui appartiene, ha vivissima la coscienza di un dovere sociale. Essa, in sostanza, possiede un principio interiore spirituale che crea e sostiene la sua vocazione indirizzandola verso un fine superiore. L'individuo riposa sugli elementi materiali e dalla materia è individualizzato e limitato. Esso quindi si muove secondo la risultante, sottolineo, di un puro urto di forze, in un piano in cui le leggi spirituali non spiegano la loro invisibile potenza. Mi sembra anche questa una detta allora di grandissimo valore e di grandissimo insegnamento. Grazie.
Grazie a Pierluigi Stefanini per questo intervento che molto in un qualche modo anche sentito, che in un qualche modo ci mostra come la figura di Adriano Olivetti sia una figura che ci spinga a riflessioni, spinga a una ricchezza anche di spunti, di anticipazioni. Appunto, è interessante anche rispetto al tema dell'impresa, tutti i temi in cui in un qualche modo l'attività di Adriano Olivetti ha anticipato poi conquiste, elementi che adesso sono attuali o ancora di là da venire in un qualche modo. E ecco, a partire proprio anche dall'ultima citazione che ricordava Pierluigi Stefanini, poi anche Paolo Bricco parlava di alcuni tratti anche religiosi in un qualche modo del pensiero, della sensibilità di Olivetti. Si ricordava la matrice del personalismo cristiano nel suo pensiero, nel suo percorso. Ecco, quindi adesso chiederei al Cardinale, a partire ovviamente dalla lettura di questo libro, cosa la figura di Adriano Olivetti in un qualche modo ci dice, ci può dire oggi, cosa emerge in un qualche modo dal confronto con questo personaggio la cui ricchezza abbiamo visto nel corso di questa serata. Grazie. Dunque, intanto grazie. Dobbiamo fare anche un ringraziamento però alla rivista Pandora, io almeno lo faccio, perché per due motivi. Uno, perché mette assieme tante persone, si mette insieme tante persone che cercano di ragionare, e di questi tempi non è poco, ragiona. Poi mi è sempre colpito che sono giovani, ma lo dico senza nessuna invidia, con grande apprezzamento, e fanno delle cose belle, importanti, intelligenti, ricche di tanta riflessione, quindi gli faccio davvero tanti complimenti, e sono un motivo, diciamo, anche di speranza, perché appunto, siccome forse la riflessione, il ragionare, l'attenzione, la cultura, la complessità, speriamo che non diventino degli optional, e quindi insomma ci allenate un po', quindi questo davvero è molto utile. E poi il ringraziamento è stato già detto a Paolo, e anche nella sua comunicazione così personale, così coinvolta. Casomai l'unico invito è, quindi la prossima volta ci deve impiegare non 10 anni, ma ci deve impiegare 5, diciamo. Però perché così tanto? Perché indubbiamente c'è un coinvolgimento così personale, un'attenzione, una penetrazione di una figura, indubbiamente le tre righe che ha letto prima Stefanini, devo dire, sono... descrivono anche quanta attenzione, quanta penetrazione anche psicologica di Olivetti Paolo ci ha messo e ci trasmette. Quindi è un libro molto bello anche per questo, perché entriamo dentro la complessità di una persona che è un po' un santino, come dice lui, o come ha detto prima, un collettore di personalità, no? Ed è bellissima come interpretazione. Poi anche a me ha colpito, come diceva prima anche Stefanini, quante persone compongono la formazione e la ricerca di Olivetti, veramente incredibile, da Musatti. L'ultimo che ci ha parlato è Franco Ferrarotti, per dire che è uno che lui, penso sia stato giovanissimo, che Franco Ferrarotti ormai c'è una certa età, sono parecchi anni, aveva 25 anni, cioè aveva una rapidità, che è una delle cose che colpiva anche lui, una grande visione, per cui tutto quello che emergeva lo tirava dentro, lo faceva suo, lo rielaborava, ecco. Per cui, la prima cosa però che mi ha colpito, un po' perché è la prima cosa che si legge, è il papà. È un po' la storia anche sua, perché colpisce, perché Olivetti colpisce il fatto che, come ha detto Paolo, un figlio di un ebreo,
credo poco praticante, o non, dico, non praticante, molto razionalista, positivista, socialista, con tantissime relazioni con l'intelligenza socialista di Torino, che voleva dire anche Gramsci, che voleva dire appunto tanti fili che poi passano per esempio appunto all'europeismo, diciamo, di Spinelli, che fa suo, eccetera. Insomma, indubbiamente ci ritrovi tantissimi pezzi. Figlio di una mamma valdese, che prega in silenzio, mi ha molto colpito, eccetera, e che diventa cattolico, ma si fa battezzare a 47 anni. Credo che aspetti la morte della mamma, se non mi qualcuno lo scrive, ma penso che aspetta che mamma se non muore, perché insomma non dagli dispiacere di un figlio di una valdese che diventa... Quindi un po' ebreo, un po' appunto con la tradizione così di intransigenza valdese, e poi appunto con... entrando nel mondo cattolico, però come ha detto qualcuno in maniera molto intelligente, era un cattolico in viso da molti cattolici, marxista dileggiato dai comunisti, socialista ma liberale, elitista e democratico, realista senza pari e anche allo stesso tempo appunto con una grande dimensione utopica, no? Insomma, indubbiamente un uomo di grande che aveva in sé tantissimi, ecco. Per rispondere alla domanda cito uno degli ultimi discorsi in assoluto di Papa Francesco, esattamente credo 10 giorni fa, un bellissimo discorso che invito a leggere per tutti quanti quelli che fanno un po' di economia, l'ha fatto la Confindustria, ed è il discorso che ha tenuto la Confindustria, e credo che sia il primo Papa che citi appunto Adriano Olivetti, dice, dunque leggo la frase perché sennò non si capisce, creare lavoro genera una certa uguaglianza nelle vostre imprese e nella società. È vero che nelle imprese esiste la gerarchia, è vero che esistono funzioni e salari diversi, ma i salari non devono essere troppo diversi, dice il Papa. Penso solo lui. Poi che sono pochi, lo dicono, ecco, comunque. Oggi la quota di valore che va al lavoro è troppo piccola, soprattutto se la confrontiamo con quella che va alle rendite finanziarie e agli stipendi dei top manager. Se la forbice tra gli stipendi più alti e quelli più bassi diventa troppo larga, si ammala la comunità aziendale e presto si ammala la società. Forse dobbiamo dire che già siamo belli ammalati. Ecco. Adriano Olivetti, un vostro grande collega del secolo scorso, aveva stabilito un limite alla distanza tra gli stipendi più alti e quelli più bassi, perché sapeva che quando i salari e gli stipendi sono troppo diversi, si perde nella comunità aziendale il senso di solidarietà tra tutti. E così, di fronte a una crisi, la comunità di lavoro non risponde come potrebbe rispondere, con gravi conseguenze per tutti. Poi il resto della riflessione, basta che dico soltanto una delle frasi successive: l'imprenditore dipende dai suoi lavoratori. Bah, diciamo così, questo è il suo auspicio. E appunto, quanto è vero che se la forbice, mi diceva adesso Paolo, che credo che... Adesso è una... Ecco, dall'1, lui credo che arrivasse ad ammettere forse... 1 a 10. 1 a 8 in realtà. 1 a 8. Credo che adesso siamo... Beh, ci sono dei settori dove è 1 a 1000. Dei settori a cui è 1 a 1000. E se è sbagliato lo ci ha messo uno zero, due zeri in più, e vabbè, che vuoi che sia. Mi sembra molto intelligente la riflessione di Papa Francesco, ed è vero che ci si ammala, ed è vero che a quel punto l'impresa diventa un'altra cosa, l'impresario diventa un'altra cosa. Dico pochissime parole, una perché mi ha colpito il papà, perché a parte nella foto si vede, nelle foto, cioè lui lo descrive benissimo, a mio parere insomma gli piace un po' Camillo Olivetti, perché proprio lo descrive con molto affetto, proprio, cioè, insomma è molto ammirato Paolo, e ce lo fa ammirare perché effettivamente ed è un uomo di grande coerenza, diciamo così, proprio
lineare, no? E mi ha colpito perché lui diceva, non dovrei andare a vedere, nel 19, queste frasi che adesso non lo cito né per motivi aziendali io, né per motivi così di qualche deformazione professionale, però effettivamente perché dice delle cose intelligenti Papa Francesco, e quindi queste cose che adesso leggo, che sono di Camillo Olivetti, che però dà l'idea di come è cresciuto, e credo che molte cose in realtà le assume dal papà, diciamo così, e sono queste. Dunque, il papà, nel 19, quindi 100 anni fa. La mentalità di un industriale che voglia meritare tale nome ed essere onorato e onorevole dovrebbe essere quella di un produttore, di un organizzatore, non quella di uno speculatore. Papa Francesco, a tutte le volte che parla agli industriali, tra l'altro anche appunto quest'ultimo intervento, ma l'ha fatto più volte, credo la prima volta l'ha fatto a Genova, all'Italsider, parlando della differenza fra gli speculatori e gli imprenditori, che tanto che qualche imprenditore si è un po' scocciato, invece giustamente dice no, da valore, perché se l'imprenditore diventa uno speculatore, no, non è più un imprenditore, no? Allora, questa frase, che comunque continua, è sempre Camillo, il papà, l'idea del guadagno deve passare in secondo linea. Succede per l'industriale serio quello che succede per l'artista vero, che deve mirare alla perfezione della sua opera più che al lucro che da essa ne ricaverà. Per l'industriale, come per l'artista, è certamente una necessità, ma si deve in ogni caso riflettere che l'utile sarà tanto maggiore quanto più perfetto riuscirà il lavoro. E per ottenere ciò non deve essere altra mira che la perfezione dei prodotti. Beh, io credo che Camillo, Olivetti, Papa Francesco ci aiutano a trovare delle scelte, a capire, a non confondere, a non essere in quel grigio in cui si perde tutto quanto, e peraltro sempre Camillo concludeva una cosa che forse la dice lui, io poi la faccio mia, ma nel senso che la riporto, poi ognuno dà il valore che vuole, perché dice, conclude, si deve imputare il fatto che i nostri industriali non hanno quella estimazione che si meriterebbero se sapessero svincolarsi dai metodi affaristici, i quali non solo costituiscono un disastro morale, ma a lungo andare conducono a disastri finanziari le stesse industrie che li seguono. Non fa una piega, cioè è proprio, forse spiega anche tanti disastri, diciamo così. Pochissime cose ancora. Questa cosa dell'industria e dell'artista mi colpisce perché lui, o Adriano, cerca delle cose belle. Io non mi ricordo come si chiamavano i designer che lui, a cui lui aveva affidato. Pintori, cioè, cioè Alex Chawinski, che sono alcuni tra. Sì. La cosa incredibile è che fin dai primi anni 30, già prima il papà, quando aveva la leadership dell'azienda negli anni 20, ma poi soprattutto dagli anni 30 Adriano, è uno straordinario magnete per artisti che non sono ancora celebri e lo diventeranno. Ad esempio, di solito si ricordano grandi artisti come grandi designer, come appunto pintori, Chawinski, però ad esempio anche persone che hanno passaggi rapidi in Olivetti riescono a uscire dall'anonimato grazie all'Olivetti stessa. Pensiamo a Fontana, che è uno dei grandi del Novecento italiano, oppure anche Giacometti. Ci sono persone che fanno dei passaggi rapidissimi in Olivetti, ma che lasciano i loro segni. E quindi è veramente quello che dicevi tu, cioè la capacità di attrarre personalità le più diverse, tutte impegnate a cercare
i linguaggi molteplici della bellezza applicandoli alla funzionalità dell'industria e dell'uomo. Questa è proprio la cosa incredibile, ecco. E se posso aggiungere solo una cosa su questo... Sei il padrone di casa, il vice padrone di casa. Io trovo sempre straordinario una cosa che di solito viene dimenticato. Quando c'è questo fenomeno culturale straordinario dell'Europa che è il Bauhaus in Germania, in cui per la prima volta gli architetti, i designer, gli artisti visuali si confrontano anche su temi minori e sulle intersezioni tra i campi. Il Bauhaus è composto da artisti per la più parte di origini ebraiche. Il Terzo Reich rade al suolo il Bauhaus. Gli artisti del Bauhaus vanno in tre luoghi. Vanno in Palestina, scappano dalla Germania e vanno in Palestina, che poi diventerà, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Israele. Vanno negli Stati Uniti, a New York e a Los Angeles, e vengono in Italia alla Olivetti, in particolare all'Olivetti di Milano. Quindi la cosa straordinaria è che i negozi, i prodotti, già negli anni 30 iniziano a esprimere quella bellezza. E secondo me la cosa veramente interessante e scabrosa di Adriano Olivetti è che noi abbiamo Adriano Olivetti, abbiamo detto, negli anni 30, integrato nella società fascista. Ma Adriano Olivetti dà ospitalità a grandi artisti del Bauhaus, come ad esempio Chawinski, ma anche altri, i quali iniziano a lavorare e a portare quantum di bellezza straordinaria nei prodotti, ma anche in cose che poi altrove non ci sarebbero mai state. Ad esempio i negozi, già negli anni 30 i negozi dell'Olivetti sono delle dichiarazioni di intenti di bellezza nel mondo, e lo saranno ancora di più tra il 45 e il 60. Insomma, avete capito che è un po' innamorato, questo è chiaro, insomma, diciamo. Tantissimo, tantissimo. Però per fortuna devo dire che il libro ci fa innamorare ulteriormente, proprio dei flash. Uno, il discorso della donna, a proposito appunto del welfare, cioè insomma ancora ci dobbiamo arrivare. Sul discorso del welfare c'è una cosa piccola che mi ha colpito, che è questa. Io penso che non sono mai stato a Ivrea, confesso, chiedo perdono a un canavese, giusto? Canavesano. Mi colpisce questo. Nel 1937 la Olivetti istituisce i trasporti a prezzi simbolici da e verso i piccoli centri del circondario. È abbastanza intelligente. Cioè, Ivrea poi costruisce i villaggi, costruisce, non è soltanto la fabbrica, la biblioteca al centro, l'infermeria, tutto quanto, eccetera, eccetera. Costruisce delle case umane e poi i trasporti dei centri. Cioè, contro, se vogliamo, è il modo con quello che dovremmo fare con l'area urbana, a mio parere, diciamo così, prima la facciamo, cioè di garantire che se uno sta a Porretta o uno sta, eccetera, e creare un tessuto, no? E insomma, questo significa guardare lontano. Questo, a mio parere, è appunto è una connotazione piccola, mi ha colpito tanto di questa cosa, che però appunto dimostra quanto guardava lontano. Le cose dell'umanesimo, è stato detto, Cesare Musatti era il suo consulente, poi c'è andato a fare una volta soltanto analisi, giusto? Poi dopo ha capito che non era aria. Ecco. Praticamente non si può fare perché Adriano Olivetti è matto. Sì, perché è matto, quindi non voleva essere certificato, lo posso capire, non, ecco. Però da sempre l'idea della ricerca anche personale, no? Basta, finisco perché davvero, ed è sulla spiritualità, perché lui indubbiamente non si può non capire anche proprio davvero come ricerca spirituale. E qui diciamo, tu dici questa deformazione professionale, no, però è interessante questo, molto. Perché è uno che riesce a unire grande realismo, grande capacità, intuizione di anticipare. Sarebbe stata la prima multinazionale italiana, probabilmente per lungo tempo l'unica, credo, perché lui aveva già iniziato ad aprire
dei negozi, voleva comprare delle aziende negli Stati Uniti. Cioè, esattamente lo contrario, poi sappiamo come è finita, no? E credo che i primi modelli, anche l'IBM, ha preso le cose dall'Olivetti. Erano insieme, parallele. Erano parallele. Cioè, però, insomma, capire che poi sarebbe stato, che cosa sarebbe diventato, diciamo così, no? Però per questo il discorso sulla spiritualità, che è questa, finisco con questa, leggendo questa cosa, perché ne abbiamo bisogno. C'è poco da fare, un po' come diceva Camillo, diciamo sull'etica sostanzialmente, per cui se uno diventa, si fa prendere dai metodi affaristici o dalla speculazione, in realtà va contro se stesso, no? Cioè il mercato senza l'etica impazzisce, diventa disumano, va contro l'uomo e quindi anche contro se stesso alla fine, no? E diventa soltanto rapace. Ecco, leggo soltanto questo e finisco. Se le forze spirituali si sottrarranno agli impulsi spirituali, se l'economia, la tecnica, la macchina prevarranno sull'uomo nella loro inesauribile logica meccanica, l'economia, la tecnica, la macchina non serviranno che a congegnare ordini di distruzione e di disordine. E credo che è una lezione che dobbiamo ancora imparare, tanto più vedendo anche gli effetti, diciamo così, di una tecnica senza l'etica e senza la spiritualità.